Eccoci qui ragazzi, benvenuti in un altro video dove parliamo di un argomento oggi veramente super gettonato e richiesto, perché figuriamoci se non si poteva parlare di questo. Prima di tutto vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, metterci un bel mi piace e attivare la campanella. Bene, allora, a grande richiesta, sappiamo che a tutti sta a cuore il nostro ben amato sgarro. Una delle domande più frequenti che ricevo. Quindi, oggi parliamo appunto del pasto sgarro, lo sgarro che viene utilizzato come tecnica di refeed, lo sgarro che viene utilizzato come pre-contest, ricarica pre-contest, e lo sgarro che viene utilizzato magari pensando che possa accelerare il metabolismo e tutte le credenze che ci sono sullo sgarro. Io so che tu tante volte eri anche un fautore non addirittura del pasto libero, ma del giorno libero. Esattamente, sì. Quindi raccontaci un po' quella che è stata la tua evoluzione negli sgarri nel tempo, cosa ne pensi adesso e poi magari ti dico anche la mia esperienza. Esattamente, sì, è stata proprio un'evoluzione nelle mie tecniche di refeed degli sgarro. Quando lavoravo con Chad Nichols, lui mi faceva fare, come tu hai detto bene, un cheat day in off season. Per esempio, avevo sempre il weekend libero. Cioè, weekend libero dove tu avevi un weekend che potevi mangiare quello che volevi, quanto volevi. Arrivavo chiaramente da calorie talmente alte che non avevi neanche fame. Alla fine facevo 3 pasti, massimo 4. Avevo solo un quantitativo proteico di proteine che dovevo mantenere, diciamo, e poi potevo mangiare quello che volevo. Ma secondo te non è controproducente? Assolutamente sì, non lo farei mai più adesso. È contro la mia religione. Specialmente su alcuni soggetti che magari non hanno una gran testa per sapersi controllare. Erano 24 anni fa, penso, quindi 22 anni fa, 20 anni fa. E poi c'erano i classici cheat day che mi davo ogni tanto durante il pre-contest. Magari facevo delle 6-8 settimane, diciamo, di dieta stretta. Con Chad si partiva subito a 16-12 settimane con diete molto basse di carboidrati, e si partiva a 200 grammi, 250, massimo 300, si arrivava subito verso il basso e poi c'era un cheat day dove ti facevo mangiare una giornata libera. Ok. Di solito a sei weeks tipo out. Una giornata libera per te che cos'era? Dalla mattina alla sera mangiavo 8.000 calorie, iniziavo a mangiare. Ma anche dolci? Dolci, gelati, patatine, cioè, qualunque cibo, eccetera. Devo dire che ha funzionato, perché comunque il giorno dopo magari ero 4-5 kg in più di acqua, ovviamente. Dopo 3 giorni ero sempre di pietra, avevo resettato tutto il catabolismo che avevo magari accumulato in 6-8 settimane dure di 2 ore di cardio al giorno, eccetera. Però non è una tecnica che utilizzo, non è la migliore, ne ho provate altre, come adesso poi vi spiegherò, e sicuramente questa non è quella che fa per me. Quindi diciamo che anche la credenza del fare uno sgarro settimanale, molti no? Lo sgarro settimanale ti serve per accelerare il metabolismo? Lo sgarro settimanale serve solo per la testa, e per rilassarsi. E per la socialità? Per la socialità, ma non serve assolutamente a nessun tipo di benessere legato fisico, al bodybuilding. No, se devo fare uno sgarro oggi faccio un refeed. E invece quando molti per esempio fanno lo sgarro dopo aver allenato il muscolo carente, no? Si dice fai lo sgarro dopo il muscolo carente, che almeno... No, se devo fare uno sgarro faccio la sera prima del muscolo carente, di modo che accumulo soprattutto. Ecco perché lo sgarro fondamentalmente cosa cambia, cos'è che è rispetto a un refeed? È la quantità di acqua che assumi, che trattieni, perché che fa la differenza, ormai si è visto anche nelle ricariche, no? È sempre l'acqua, tu devi solo gestire l'acqua, perché quando un muscolo è pieno. Chiaro. Non è che fai il cheat meal. Magari anche il quantitativo di sale che tu utilizzi. Esattamente, perché dopo, sono sempre meglio il lunedì dopo la gara, dopo che ho fatto, ormai, perché io faccio la ricarica la sera prima con il cheeseburger e una Coca-Cola, il giorno dopo sono mostruoso. Ma non è che ricarichi di più, è solo la questione di acqua. Potresti farlo aggiungendo 5 grammi di sale e 21 litri d'acqua, il giorno dopo sei uguale a prima. Anzi, sei molto più preciso, perché comunque hai assunto esattamente le calorie che volevi e il sale. Quantitativo di sale e acqua che volevi, certo. Quella che fa la differenza. Quindi lo sgarro ha solo la funzione di accumulare più acqua. E questo in cosa torna più utile? Quello più utile, per esempio, quando sei pre-conte, che sei un pochino smunto, così fai un cheat meal, magari c'è subito pieno, ma a quel punto lì faccio un refeed con il sale, come è che sta sale,
e acqua. C'è meno margine di errore. Margine di errore, lì è una roulette russa, dico sempre io. Quando fai un cheat meal, è una roulette russa, per non parlare dell'off season, come abbiamo misurato nell'altro video, la glicemia e la pressione, fare un cheat meal va contro questo principio, perché ti sballa immediatamente la glicemia e fai, prova a fare 2-3 settimane, 4 settimane ogni weekend di cheat meal, la glicemia va a puttane. Probabilmente anche la pressione con un quantitativo di sale troppo elevato. Esatto, ti riempi d'acqua, la pressione sale, in off-season non è ideale, è tutt'altro che salutare, ma soprattutto porterà i tuoi guadagni ad un altro, perché la glicemia, come ti ho detto, salirà, i carboidrati non entreranno più nel muscolo, inizierai a avere poca fame, ad essere letargico, a non essere performante in pesi, a non avere più pompaggio. È tutta una cascata che ti porterà alla fine dei tuoi guadagni dell'off season. E se tu prima hai detto poco fa che se dovessi fare appunto un pasto libero lo faresti prima di allenare il muscolo carente piuttosto che dopo. Esattamente. Per quale motivo? Perché accumulando più calorie poi spingi di più quando calorie e acqua, il giorno dopo se hai più acqua addosso usi quell'acqua come leva. Sappiamo benissimo che quando sei pieno d'acqua sei molto più forte in palestra, certo. È un pompaggio nettamente maggiore e hai questo effetto, perché l'acqua che accumuli, però è acqua extracellulare, intracellulare, non funziona proprio così. È acqua. Il sale è comunque un componente fondamentale anche nelle ricariche del giorno d'oggi. Una volta dici, io alzo il potassio, basso il sodio, bevo acqua, tolgo l'acqua, entra l'acqua nel muscolo, non funziona così, no. Deve esserci sempre sale che ti dà volume muscolare e il sodio, l'acqua che tu stai assumendo. Sono degli studi ben precisi che hanno fatto su bodybuilder, ricariche senza acqua, ok, con sale e non hai niente da trasportare, con acqua e sale. E sale, acqua e sale chiaramente è un effetto migliore. Allora, una volta con acqua e sale legato a un grammo di carboidrati si legano 17 volte più acqua. 17 volte più. Pensa quanto volume in più puoi avere. Chiaro che poi quest'acqua deve finire intracellulare, però comunque si è visto che ricaricare senza sodio e senza bere è la cosa più sbagliata che puoi fare. Non ricarichi nulla, non entra nulla. Tu puoi mangiare tutto quello che vuoi, non ricarichi niente. Magari metà ricarica, metà quantitativo di carboidrati con sale e acqua, l'atleta è 17 volte più pieno. Un grammo di carboidrati è legato a 3 molecole di acqua, senza acqua, ricarica senza acqua. Un grammo di carboidrati è legato a 17 molecole di acqua. Immagina la differenza. Sono infatti, quasi. Io rimango a volte esterrefatto. 4-5 volte in più. Io rimango molte volte esterrefatto quando, confrontandomi con qualche atleta, so che loro il giorno prima, non il giorno stesso, il giorno prima della gara, vengono fatti stare a 0,5 litro d'acqua. Era loro madonnale. E in più utilizzano anche dei diuretici. Oltre che non ti entra la ricarica, ti svuoti anche di quel poco che. L'ho fatto anch'io questi errori qua negli anni 2000, ma cosa che ormai la scienza e quelle prove, gli errori non si fanno più. No? Sono errori madornali, non si fanno. Non si toglie. Personalmente non tolgo più neanche l'acqua. Prima la scalavo, adesso non la tolgo più. Perché? Perché dagli ultimi studi che ho visto, e sono tutte cose recenti di quest'anno, faccio bodybuilder in giorno della gara, dove sono stati messi bodybuilder a confronto, togliendo l'acqua un giorno prima, togliendo l'acqua 2 giorni prima, togliendo l'acqua 12 ore prima, togliendo l'acqua 6 ore prima, si è visto che già dopo 8 ore che l'acqua non si è tolta, si è ridotta, quindi una persona è abituata a bere 7 litri, improvvisamente gli fai bere 2 litri, 2 3 litri, o 3 litri, produce vasopressina, antidiuretic hormone, inizia a tenere acqua subito, il corpo non è scemo. Se lui è abituato ad avere 7 grammi di sale, 7 litri d'acqua per esempio come i miei atleti, potrebbe anche non scaricare mai né liquidi né sale. Non scarica niente, i miei atleti non scaricano quasi niente, magari dipende dall'ultimo, diciamo che io vado sempre per scienza e poi dopo alla fine credo solo nei miei occhi. Noi l'abbiamo fatto occhi, nelle gare scorse, però penso, se non mi ricordo male, sembra che l'ultimo 2 grammi di sale da solito, 2 grammi di sale. Però eravamo sempre a 3 litri di acqua, meno di 3 litri di acqua al giorno non scendo, mai. 5, magari a 3, però se non sono sicuro, se la persona sono sicuro, sono presente io ed è tutto perfetto, non faccio togliere niente, faccio bene tranquillamente, quando mancano 5-6 ore dico smetti di bere giusto per avere la pancia piatta, è fatta. Quindi diciamo che lo sgarro deve essere, cioè, prima magari eri più un coach che magari lo utilizzava, adesso hai visto che comunque non, assolutamente non ha le funzioni che vengono date, ma anzi in alcuni casi, come dicevi prima, in un off season può essere un forte
diciamo, problema, danno. Problema, danno, perché comunque fa finire tuo season prima. Perché ti peggiora appunto il metabolismo, ti fa ingrassare più velocemente. E anche dal punto di vista magari del, di una fase di cut, non è indispensabile farlo, non è che ti accelera il metabolismo. No, si fa magari un refeed oppure un diet break. Un diet break cos'è? Vi spiego un po' esattamente cosa, come funziona un diet break, se ne sente parlare moltissimo negli ultimi periodi. Quando per esempio nelle donne la cosa che funziona per esempio benissimo, si scende sempre più con le calorie, a un certo punto si scende con le calorie e il peso non varia, rimane sempre lì. Quando le calorie diventano pericolosamente basse, facciamo un esempio, una donna arriva a 900, 800, 700 calorie, inizia ad essere 600 calorie e non si muove più niente o si muove di poco, si rialzano le calorie, ok, si interrompe tutto, stop, si fa un diet break, si portano le calorie leggermente sopra quelle di mantenimento, generalmente 10-20% sopra mantenimento, per una o due settimane, improvvisamente riparte, peso scende, riparte il corpo, scende subito. E poi si ritorna a fare la dieta da lì, chiaramente ci vuole più tempo, bisogna partire prima, però gli risultati sono eccezionali. Allora sì che ha senso il refeed, allora sì che riparte il metabolismo, ma fare il refeed cioè un giorno così non serve a nulla. Anzi, molte volte io, quando tu ancora non mi conoscevi, tempi indietro del mio vecchio canale YouTube, spesso mi hanno criticato perché io ho sempre detto che lo sgarro può essere una lama a doppio taglio molto importante, perché bellissimo. Se una persona normale, non un atleta, che quindi già non ha un gran metabolismo, sta facendo un percorso tale per cui vuole dimagrire, chiaramente non essendo un atleta uno dice, cavolo, un pasto libero a settimana lo potrò fare. Sì, ma sempre controllato, perché anche un solo pasto libero fatto male ti può mandare a puttane la dieta di una settimana intera. Allora, non sono qui a dire il ragazzo che deve fare la gara a luglio, per esempio, siamo a Natale, non può mangiare il pasto di Natale. È ovvio che uno può mangiare quel cazzo che vuole a Natale, parliamoci chiaro. Cioè, oppure quando una persona sta facendo un percorso di dimagrimento, ha ogni tanto, una volta al mese, una volta ogni tre settimane, ha la cena con gli amici e con la fidanzata dove vuole mangiare la torta e bersi la bottiglia di champagne, non c'è nessun problema. Però una volta ogni tre settimane? Ogni tre settimane, però, oppure se vuol farlo ogni settimana, gli dico, guarda, soggetto X, puoi fare, visto che stai facendo un progetto. Senza esagerare, puoi mangiare, per esempio, una pizza margherita, ipotesi, giù solo una, e con una birra, fine della scuola, il tuo sgarro, cioè gli do lo sgarro controllato. Cioè gli dici tu esattamente quello che deve mangiare. Esatto, quello che deve mangiare, perché sennò, sai benissimo che tu dallo sgarro partono alle 6 con l'aperitivo, finiscono alle 2 col paninaro. Ti faccio un esempio, adesso mi fa ridere perché sicuramente sto ragazzo guarderà il video, è un ragazzo che seguo personalmente, che viene in palestra da me, era fortemente sovrappeso e ha voluto fare una cosa molto drastica, aveva delle analisi pessime, quindi gli ho fatto fare, come abbiamo fatto anche io te insieme tante volte, le classiche 2 settimane di keto. Perfetto, no? Funziona, Dio. E lui addirittura, sì, se la fai bene, lui addirittura si era comprato addirittura le strisce che per la pipì, esatto, che ti misuravano se andavi o no in chetosi. Ho detto, guarda che la chetosi, se tu fai bene la dieta, ci entri dopo 4-5 giorni. Esatto. E poi tra l'altro, qua si fissano i ragazzi, una cosa che voglio sottolineare per chi fa le diete chetogeniche, magari si fissa che i chetoni devono essere per forza alti. Innanzitutto non funziona così. Un buon corpo che funziona bene ti permetterà di entrare al massimo al terzo livello di chetosi. Quindi quando sei già al primo o secondo è perfetto, perché quelli sono solo i chetoni che non sono utilizzati, che sono espulsi dalle urine. Sì. Quindi uno deve fidarsi, non sono in chetosi perché non è viola, deve essere viola. No, viola non ci diventerà mai. Se viola hai un problema di acidosi metabolica, che è un'altra cosa praticamente. Okay. Quindi è giusto che sia leggermente in quel rosino di keto stick, e come dicevi tu, in chetosi si può andare da 72 ore in avanti. Allora si può andare anche prima, però con l'utilizzo di farmaci, pratiche molto pericolose, sono stati esperimenti che sono stati fatti con dei medici, si può arrivare in chetosi anche in 48 ore, però la chetosi vera si raggiunge dopo circa 72 ore in su, anche 3-4 giorni comunque. Questo ragazzo comunque non voleva rinunciare al suo, dice guarda, almeno una volta a settimana vado con gli amici, mi mangio una grigliata. Bene, se ti mangi una grigliata, che ti mangi comunque una costarella, una salsiccia, comunque sono proteine e grassi, mi raccomando non toccare i carboidrati. Fatto sta che nonostante la chetosi, nonostante le calorie erano molto basse, era una persona di 95 kg,
cioè lui mi mandava il check e il peso non si muoveva e non capiva per quale motivo, poi non era neanche andato in chetosi. Fatto sta che durante il weekend, oltre a mangiarci le costarelle e le salsicce, si beveva pure i vodka lemon. Grazie. Quindi, grazie. Quindi lo zucchero, la lemon chiaramente con lo zucchero eccetera, figurati la chetosi dove la mandava, e anche la birra. Figurati, la birra che è un cereale. Quindi. E questo è un soggetto che purtroppo, dico purtroppo, abbiamo perso i primi 2 mesi e mezzo appunto del nostro percorso di coaching, e io gli dicevo, guarda Mattia, cioè, io sono quasi 15 anni che faccio sto lavoro, cioè tu o non fai la dieta oppure se fai la dieta tu nello sgarro esageri, perché non può esistere che una persona, cioè siamo passati da mangiare non da mangiare, perché lui prima di essere seguito da me mangiava più o meno 500 grammi di carbo al giorno, no? Madonna. Li abbiamo dimezzati e nonostante li avessimo dimezzati lui non calava di peso, non ha detto, cazzo, ma almeno i liquidi, cioè devi per forza perdere qualcosa perché ti sgonfi di liquidi, e non perdeva nulla. Da questi 250 siamo passati alla keto e non perdeva nulla, è impossibile. Lo faceva tutto. Ci siamo resi conto del... Gli ho detto, guarda, facciamo questo esperimento, tanto stai perdendo dei soldi, del tempo, fatti 2 settimane, senza fare lo sgarro nel weekend, segui la dieta come la programma. Improvvisamente 3 kg meno. No, 3 kg a settimana. 3 kg a settimana. Aveva perso 5 kg e quasi e mezzo, 5 kg e 2 in 2 settimane. Ho detto, ecco qua. Lascia perdere che la metà sono come sempre liquidi, però comunque allora il problema abbiamo scoperto quale fosse. Da 95 kg ora siamo arrivati a 84, ci abbiamo messo il triplo del tempo, però lui ha capito e adesso ha imparato anche, che gli ho detto la mia paura è quando tu adesso finisci questo percorso, quando tu potrai ricominciare a fare il pasto libero. Lui ha imparato a gestirsi nel pasto libero, ma ce ne sono tante di persone così, che fanno lo sgarro come se fosse l'ultimo pasto, come se non dovessero mangiare mai più, e comunque quando tu specialmente poi nello sgarro esageri anche con gli zuccheri, che nel caso suo non mangiava i dolci, ma comunque beveva la lemon, cioè come bere la Coca-Cola normale, cioè tutto zucchero, vai notevolmente a peggiorare, tanto sappiamo benissimo, zuccheri e grassi insieme all'alto quantitativo è la cosa peggiore che puoi fare, esatto. Bomba esplosiva. Quindi ok, pasto sgarro fondamentale per la convivialità, quindi se uscite con la fidanzata, se non siete degli atleti, un pasto libero settimanale. Anche io, da quando ci siamo conosciuti, il mio pasto libero l'ho rivisto notevolmente. Per me il mio pasto libero l'ultima volta è stato andare a mangiarmi una tagliata con delle patate arrosto. Si diceva, vabbè, che sgarro è. Anche quando vado al sushi, cioè, non mangio i fritti, non mangio le robe col filo, mi mangio magari i nigiri, salmoni o gli uramaki, quelli un pochino più semplici, che non sono i fritti, non sono quei formaggi col filo, ma anche perché mi appesantisco, non riesco più a mangiare come una volta. E vedo che comunque rispetto a prima mi posso permettere dei pasti liberi anche più di frequente, e non faccio danni. Certo. Non faccio danni. Sono pasti liberi per modo di dire, diciamo, come dicevo io. Ad esempio, la parte opposta di quello che tu stai dicendo ora, la si ha quando io vedo magari qualcuno che gli do il pasto libero dopo magari un mese che ha fatto la dieta, stanno tutto bene, se vai fuori mangiare quello che vuoi. Magari non esagerare, però addirittura questi cosa fanno? Il giorno stesso non mangiano perché devono mangiare la sera. Quindi arriva per compensare i danni. Fame assurda, non capiscono più niente. E sbottano. Che invece uno deve mangiare quello che deve mangiare, poi fare il pasto libero con un pasto normale un pochino più di più. Io tante volte consiglio ai miei ragazzi quando mi dicono, guarda, c'ho un matrimonio, c'ho questo, c'ho quest'altro, gli dico, magari il giorno prima dimezza i carboidrati e i grassi, il giorno prima. Poi se il giorno del pasto libero, del matrimonio, della cresima, ti rendi conto che hai fatto eccessivamente schifo, magari lo fai anche il giorno dopo. Per 2 giorni su 3, quindi più o meno. Buona, li compensi i danni. Se invece poi si entra in quel circolo vizioso, e vedo che purtroppo capita tantissimi ragazzi, specialmente nel post-gara, di quel circolo in cui fai lo sgarro, ti rendi conto di aver esagerato, quindi fai tutto il giorno dopo, magari a zero carbo, fai più cardio, cerchi di compensare, arrivi la sera che sei ancora più fritto, peggio. Hai ancora più voglia di sgarrare, sgarri di nuovo e il giorno dopo ancora zero, ed entri in quel circolo in cui non riesci più a smettere di sgarrare. Concordo. E peggiori, oltre che peggiorare tantissimo la condizione, proprio anche a livello non solo metabolico, a livello glicemico, ma tanto noi sappiamo che il nostro stomaco, il nostro intestino comunque ha certe abitudini, se noi iniziamo a buttarci dentro i fritti o comunque dei cibi particolari che non siamo abituati a mangiare mai, anche a livello di enzimi digestivi eccetera, peggioriamo tutto quello che riguarda l'intestino. Un altro motivo per il quale fare il pasto libero
la sera prima della gara è una roulette russa. Il tuo corpo non è abituato a quello che stai mangiando in quel pasto libero. Puoi star male di notte? Starai sicuramente male di notte. Aria nella pancia, vomito, comunque qualcosa ti succede. Il giorno dopo arrivi sul palco con la pancia gonfia. Problema, perché devo andare a rischiare una preparazione durata 16 settimane, 20 settimane, 12 settimane, dove ho dato 100%, per avere il pasto libero. Di merda, che te la puoi fare tranquillamente il giorno dopo della gara. Esattamente. Aneddoto? Che molti che ci hanno seguito lo sanno, ti ricordi io dopo la gara di Perugia? Sì. Dopo la gara di Perugia dell'anno scorso andai a mangiare un sushi e non. Io sono stato, penso, 16 settimane senza fare uno sgarro, quindi non ero più abituato. Ho mangiato, che non ho mangiato male, perché non ho mangiato fritti, non ho mangiato salse, però ho mangiato chiaramente più del solito. Tanti. Quindi a livello anche di quantitativo proteico e di grassi, salmone, tonno, ho mangiato un pochino più del solito. Io ho avuto un, non so neanche io come definirlo, mi si è completamente bloccato lo stomaco e lo raccontai anche in un video. Ho praticamente dovuto fare più di 24, 36, quasi due giorni di digiuno, perché avevo lo stomaco che era diventato un pallone, non riuscivo a digerire e sono dovuto andare avanti ad aminoacidi essenziali e avevo la gara dopo 10 giorni, un'altra gara, che poi siamo arrivati ancora più tirati, non so come sia possibile che, però ho dovuto saltare due allenamenti perché non riuscivo nemmeno ad allenarmi e non sono riuscito a mangiare nulla, ho dovuto mangiare solamente aminoacidi essenziali. Pensate se io avessi fatto una roba del genere, come fanno in tanti, la sera prima della gara. Io la gara del giorno dopo me la sarei completamente sputtanata, perché sarei arrivato sul palco che non riuscivo neanche a contrarre gli addominali. Esatto. Quindi chiaro che atleti di un certo livello non lo fanno neanche questo ragionamento, perché io quelli che vedo che non tengono, come dico io brutalmente, non tengono la piscia. Cioè, perché vuoi sgarrare la sera prima della gara? È rimasto un giorno, sgarra il giorno dopo. Purtroppo ci sono dei ragazzi che hanno la fobia del cibo. Io ho visto dei ragazzi che non guardano neanche la vittoria, buttano la roba lì e si lanciano sul cibo, ma immediatamente dopo la gara. Ma anche perché quelli che lo fanno prima? Cioè quelli che prima della gara li vedi che magari manca un'ora prima che siano sul palco e si abbuffano i donuts e le crostate. Cioè, non è che voi quello che state mangiando, la cioccolata, i Milka, vedo di tutto, ma non è che voi quello che mangiate un'ora prima, un'ora e mezza prima della gara, a livello di porcheria vi entra, anzi vi può solamente far gonfiare lo stomaco e peggiorare la vostra condizione. E io non capisco come sia possibile che ci sono ancora tanti coach che ti fanno mangiare quel tipo di alimenti prima della gara. Probabilmente sono anche un fattore di marketing, lo sai benissimo, che quando un atleta sa che quel coach mi fa mangiare, io ho bisogno di atleti andare perché il coach non aveva, facciamo nomi, facciamo, perché c'è aveva, qualcuno che lavora solamente così, aveva e dava il pasto libero. Però che poi alla fine non è neanche così, perché poi a volte lo dicono, poi alla fine poi mi ha spezzato perché mi dava il pasto libero, non c'è pasto. Mi ricordo quando uscì fuori la polemica dei flauti delle Camille tra Presti, appunto questo preparatore, che si sono attaccati per un po' un paio di anni fa, che poi ti ripeto, questo preparatore che io non conosco come lavora, però alla fine porta dei begli atleti sul palco. Però sì, molti suoi atleti vanno perché comunque in off season ti fa mangiare la cioccolata, ti fa mangiare le merendine, che io non, per la mia poca esperienza che ho e umilmente mi sento di dire che non è una cosa che possono fare tutti. No, non è una cosa per tutti. Cioè, io per esempio non mi posso permettere assolutamente di mangiare le porcherie. Abbiamo fatto un periodo che anche tu mi davi, ti ricordi, i plum cake o comunque le merendine dopo allenamento. Cioè, ero ingrassato come una bestia, nonostante fosse dopo allenamento. Io non sono il tipo che purtroppo si può permettere di mangiare sporco, non sono fortunato da quel punto di vista. Quando magari uno, per una persona, ha perso peso, oppure gli devo dare l'ultima diciamo, spinta finale dell'off season prima di poi andare a tiraggio, gli ultimi giorni per cercare di guadagnare quel chilo in più, che magari ti, scendendo pian piano, trattieni un attimino. Chiaro. Un po' di più per non passare subito al chilo sotto, magari ho la decina sotto. Che però, ti dico la verità, nel tempo non mi ha mai pagato tanto. Beh, tanto io vedo anche, ci sono anche tanti coach, Chris Aceto, io mi ricordo con Regan Grimes, mangiavano i muffin per i workout, cioè, però quella lì è gente che ragazzi utilizza sicuramente insulina, cioè, non sono approcci. Sì, però anche lì, piuttosto che usare un muffin, uso le cicodestrine con l'idrolizzato. Lì lo fai, sì. Non perché è il muffin, ma lo fai per come magari un cucchiaio di burro di mandorle per stabilizzare la glicemia, da dirti. È una cosa che magari molti fanno per rendere la dieta un pochino più appetibile, sostenibile, appetibile. Però non è che sia il muffin che fa la differenza.
Quindi diciamo che, appunto, così chiudiamo anche il pasto sgarro. Siamo d'accordo entrambi che è utile solamente per la convivialità, la socialità e per la testa. Esattamente, questo è che sia ben chiaro. Va sempre contestualizzato, perché altrimenti è chiaro che non è che può fare, fa più danni che utili se fatto male. E sicuramente in una fase di dimagrimento il pasto sgarro deve essere controllato, perché altrimenti si vanifica tutto quello che si è fatto in settimana. E anche appunto in una fase di ipotetico pre-contest ci sono degli approcci molto meno rischiosi, sia dal punto di vista dell'accumulo dei liquidi, perché dopo sappiamo di sta gente che comunque fa gli pasti sporchi e poi si ammazza di diuretici, non è comunque, cioè non ha nessun tipo di senso. No, assolutamente no. E specialmente per tutte le problematiche gastrointestinali che si possono verificare, che poi ti possono andare a compromettere durante la gara. Questi qui sono i punti che secondo me sono chiavi di questo discorso che abbiamo fatto. Esatto, quello che deve passare è che fondamentalmente il cheat meal non ha nessun aiuto ergogenico, ma solo un aiuto mentale e di convivialità, di vita sociale. Esatto, certo. Né sulla condizione né sulla performance, anche perché tanti magari pensano: faccio il pasto libero, poi il giorno dopo in palestra spingo di più. Sì, ma se tu facessi un pasto non libero, però più abbondante. Abbondante, con più sale, magari con un pochino di più di grassi, magari buoni. Magari è la stessa identica cosa. Un po' di burro di arachidi col sale e l'acqua, cade niente. Anzi, io ti dirò una cosa che noto su di me. Se io faccio un pasto libero dove mangio magari un po' di più e delle cose diverse rispetto al solito, a me, adesso che sono diventato un pochino più vecchio, il giorno dopo sono ancora appesantito. Sono. E se io il giorno dopo che ho fatto il pasto libero devo andare ad allenare la schiena, dove faccio tutte le mie remate, dove ho comunque il macchinario che mi sta col... Non riesco a respirare. Non riesco neanche a... cioè, non riesco a... ad ossigenarti. Ad allenarmi bene. E un'altra cosa, quando faccio le gambe. Quindi io se faccio un pasto libero un pochino più abbondante, dove vado a mangiare fuori, o il giorno dopo alleno petto, spalle, tricipiti, o alleno le braccia, perché le gambe non le riesco a fare e la schiena non la riesco a fare. Quindi per me è controproducente fare un pasto libero prima degli allenamenti. Di quel tipo lì, certo. Perché poi il giorno dopo non riesco comunque a esprimermi bene, perché ho sempre quel gonfiore di stomaco, mi sento... Fai respirare male, battiti alti, magari la pressione è alta perché ti tieni liquidi in eccesso. Poi è chiaro che è soggettivo, non è così per tutti, però ecco, il messaggio che doveva passare è questo. Tante volte ci sono le persone che non riescono a rinunciare allo sgarro, ci sta, va sempre contestualizzato, e gli atleti che non riescono a rinunciare allo sgarro, perché parliamoci chiaro, adesso c'è una marea di gente, anche professionisti, anche atleti di altissimo livello, che comunque la dieta non la fanno. Io non so come sia possibile vedere atleti di un certo livello che comunque a una settimana dalla gara ancora sgarrano e poi riescono ad arrivare in gara con delle condizioni incredibili. Questa è la fortuna che hanno gli altri. Qualcuno che mette un po' veloce, magari super in condizioni da prima, magari allora si può anche concedere, però come ti ripeto, ci sono altre scelte migliori, cavolo. Bene, direi che penso che abbiamo sdoganato tutti i punti chiave di questo argomento. Direi che è tutto chiaro. Se ci sono altre domande che magari ci siamo dimenticati di qualche punto di sviscerare, esatto, magari ce lo scrivete nei commenti e provvediamo a fare un altro video, magari con qualche altro spunto interessante. Assolutamente. Speriamo che il video non vi abbia annoiato e che vi abbia dato qualche spunto interessante su cui riflettere. Vi mandiamo un saluto e al prossimo video. Alla prossima.